Vabbè, direi che siamo a posto per partire. Eccoci! Finalmente si parte per l'Eroica 2016. Allora, sono 13 gradi, sono le 7 e un quarto. Quelli che vedete davanti a me sono davanti Gabri e Dennis. Ci siamo trovati inizialmente io e Dennis. Questa mattina erano le 6, 6 e un quarto a casa mia, erano 12 gradi, un bel freschetto. Siamo andati dal buon Gabri e da lì siamo partiti intorno alle 7. Tempo già da questa mattina quando ci siamo alzati sembra evolvere al brutto, ma guardando almeno le previsioni meteo, diciamo sul telefonino, ecco, dà tempo in miglioramento. Effettivamente adesso che sono le 7:30 circa, già lievemente migliore sembra essere, ma boh, speriamo di non prenderci l'ennesimo acquazzone andando giù all'Eroica. Le previsioni a gaiole sembrano dare per il meglio, sempre sole e temperatura bella altina, quindi speriamo sia per oggi quando arriviamo che per domani. Ricordo che faremo tutte strade, stradine o comunque mai superstrade o autostrade, quindi i chilometri saranno di più rispetto a quelli guardando con il semplice Google Map. Non ci diamo dei tempi, che significa che insomma l'unica cosa che ci preme è essere all'incirca verso mezzogiorno l'una a Firenze, nella zona intorno a Firenze, che poi adesso non ricordo il nome, insomma San Gabriele, per il ritrovo con Gennaro e poi andare giù verso Gaiole. Fra poco ci fermiamo, andiamo a farci una piccola colazione, come è norma tra di noi, e poi ripartiamo. Nel frattempo, via con le immagini! No, non avevo capito, dovevi fermarti per fare qualcosa. Ok, allora, direzione Passo del Muraglione. Siamo circondati da paesaggi unici, a parte che un po' tutta l'Italia lo è, ma qua è tanta roba. Siamo abituati solitamente noi alle nostre Dolomiti, però anche qua c'ha il suo bel fascino. Abbiamo fatto andare avanti Dennis e Christian, che tanto loro da classici smanettoni gli piace correre, ci aspettano sopra al passo del Muraglione, mentre io e Gabri ci gustiamo sto paesaggio. Paesaggio è spettacolare, unica cosa, il tempo non ci molla. Abbiamo nuvoloni sopra con sprazzi di sole che passano attraverso, però il tempo non ci molla. Tratti ogni tanto gocciola qualcosa, che significa che sarebbe pronto là per scaricare tutto su di noi. Poco alla volta stiamo salendo e la temperatura torna a scendere di brutto. Eravamo fino ad ora a 18 gradi, ora siamo tornati a 14 e le nuvole sono sempre più gonfie. La temperatura sta scendendo di brutto, ma tanto di brutto. Qua sta iniziando a venire fuori anche un bel vento. Le strade sono completamente bagnate, non so se si vede. Probabilmente
probabilmente qua deve aver piovuto parecchio, qua è completamente tutto bagnato. Siamo in terra toscana e questo è l'inizio del passo del muraglione. Allora, seppure a noi non ce ne frega una bene amata minchia del fatto che facciano la MotoGP oggi al Mugello, nel senso che è venerdì, ci saranno le prove sicuramente, qua davanti andiamo a fare un giro, sicuramente ci sarà il disastro di gente. Visto che siamo in ritardo, colpa al tempo e tutto quanto, vediamo se magari riusciamo a beccarci con Gennaro proprio lì davanti, che così almeno è il punto forse più facile per trovarci. Adesso sono mezzogiorno e 20, è tornato di nuovo fuori sole, seppure le nuvole comunque non ci lasciano, siamo in un punto dove comunque c'è questo spiraglio di sole e siamo tornati perlomeno a 19 gradi, prima stavamo crepando dal freddo, abbiamo toccato i 7 gradi in cima e poi è risalita, però era bello, bello freschetto. Ecco, dopo essere arrivati fino al Mugello, che non ci hanno fatto entrare, siamo tornati praticamente indietro, siamo riusciti a beccare Gennaro, io e Gabriele ci siamo divisi, siamo andati a prendere Gennaro. Nel frattempo ci hanno raggiunto Dennis e Christian, e adesso vediamo dove andare a mangiare un boccone. Finalmente poi il cielo si è aperto e ecco qua un barettino, adesso vediamo se ci fermiamo, sì, ecco, ci fermiamo qua. Allora, mangiato abbiamo mangiato, stiamo ripartendo, mancano circa 80 km per arrivare a Gaiole, abbiamo rimpostato un po' tutto il navigatore e praticamente saltiamo tutte quelle che sono le superstrade e le autostrade. Ora vediamo dove praticamente ci fa andare, però seguiamo a sto punto il navigatore. Sono le 2:15 e ci sono 22 gradi. Il tempo, davanti c'è qualche nuvola, però come si vede, insomma, si è aperto non poco. Allora, sono appena le 3, mancano 60 km da Gaiole e ancora inizia di nuovo a piovigginare. Il tempo non ci dà tregua, proprio si passa dal sole alla nuvoletta sopra di noi e sta ancora piovigginando, non talmente forte, insomma, o comunque che necessita mettere la tuta antiacqua, ma niente da fare, continua a piovere. Oggi proprio sto cazzo di tempo non ci vuole lasciare in pace. Mamma mia, che odore da buono! Se l'odore che sentivo è questo, vuol dire che ho proprio un olfatto di merda. Facciamo una biretta, chi sei che mi fa compagnia? Bravo.
Grappa fiumi. Quelle sarelle che tu mi fai fa, cara rosina le devi paga. E qui comando io, più forte ogni ti voglio sapere, ogni ti voglio sapere. E qui comando io, e in questa casa mia, ogni ti voglio sapere chi viene e chi va. Quando la luna la cambia il colore, non è questo. Sì, sì, questo è questo. Vieni, notte, domani eroica. She's so far away.